Salve ragazzi e bentornati sul canale. Signori, oggi siamo in una nuova mappa molto molto carina, in 1.16.3, quindi l'ultimissima versione di Minecraft. E per l'esattezza siamo in una mappa che si chiama Average Escape Room, cioè un escape room molto figa alla quale io non ho mai giocato. Non so manco come funzionano le escape room, quindi sarà abbastanza divertente cercare di capire il meccanismo di questa mappa. Questa è la stanza iniziale da cui partiamo. Come vedete c'è un po' di roba in giro e io sono in modalità di avventura, non posso più un cacchio, non posso fare niente. Devo trovare il modo per uscire da questa stanza. Iniziamo ad esplorare. Allora, ci sono dei letti, ok, nei quali non posso dormire. Ci sono dei quadri. Sicuramente ci deve essere qualche meccanismo per aprire sta porta. Qua c'è un blocco di lana, delle lanterne. Da quello che io so, nell'escape room tu devi cercare degli indizi che ti possano far uscire dalla stanza. Ora, è tutto molto bello, quindi suppongo che ci sia un pulsante nascosto da qualche parte, tipo qua sotto. No, vediamo nell'altro angolo del letto, magari c'è... attenzione, attenzione, c'è qualcosa. Si preme qualcosa? No, non si preme un cacchio qua sotto. No, forse qua sotto, no. Sicuramente qua c'è qualcosa di interessante, ma non so come cacchio funzioni. Allora, come funzionerà secondo voi, raga? Io sono proprio... cioè, non ci ho mai giocato a sta roba, quindi non ho proprio idea di come funzioni. Ma secondo me qua sotto c'è un pulsante. Come ci arrivo io con quel pulsante? Non lo vedo, però. Non c'ho manco lo zoom, perché non c'ho l'Optifine da 1.16.3. Quindi, niente, mi attacco e tiro fondamentalmente. Forse non è... forse quello è un modo per trarci in inganno, non è lì? Ero convinto che si dovesse andare in qualche quadro, sinceramente, ma non funziona, ragazzi. Io mi sto lanciando nei quadri, ma niente, senza nessun esito. Sto cliccando tutte le parti. Ok, perfetto, siamo appena partiti e io sto bloccato, ragazzi. Aiuto, sto bloccato in un escape room, non riesco ad uscire. Come cacchio si fa qua? Ok ragazzi, attenzione, attenzione, mi sono abbassato e ho trovato qualcosa. C'era una leva, porca zozza. C'era chiaramente una leva, ragazzi, praticamente nascosta qui sotto. Quindi io con questa leva posso sicuramente aprire la porta, signori. E siamo grandissimi. La prima stanza l'abbiamo aperta, quindi andiamo a fare questa fuga. Allora, signori, andiamo in quest'altra stanza. Molto carina anche questa stanza. Ok, questa posso aprirla, stranissimo. Allora, questa posso aprirla tranquillamente. Stanno un sacco di pulsanti. Qua pure c'è un pulsante che mi apre una botola. Vabbè, iniziamo a vedere un attimo com'è fatta questa stanza. Ok, qua praticamente dobbiamo uscire. Quindi anche in questa stanza suppongo che noi dobbiamo trovare una leva, un pulsante, un qualcosa. Va bene, ce la faremo, signori. Allora, iniziamo ad esplorare questa stanza. Questa stanza è molto grande, ragazzi. C'è un sacco di roba dove poter nascondere qualsiasi cosa. Quindi secondo me... che cos'è questo? Allora, raga, abbiamo trovato un indizio. Allora, ma che figata, mi dice di vedere quel quadro lì. Ragazzi, praticamente siamo stati fortunatissimi. Ok, è proprio questo il quadro, sì, perché non ce ne stanno altri. Questo qua c'ha la pianta. Continuiamo, esploriamo pure di qua per sicurezza. Insomma, qua abbiamo il cammino. Qua dentro cosa c'è di bello? Una cucina. Ok, tutto molto vuoto, non c'è un cacchio qua dentro. Ci sono vabbè, ma c'è un sacco di roba però qua. Aspettate un attimo, ragazzi, questa mappa secondo me nasconde un sacco di segreti. E non vorrei mai che i segreti che troviamo qui dentro poi ci potrebbero essere utili nelle mappe successive. Insomma, non vorrei ritornare indietro ogni santa volta. Quindi cerchiamo di guardare. Comunque è molto molto carina, questo è un orologio. Non ci faccio potentemente nulla con l'orologio, ma va bene. E attenzione, attenzione. Allora, posso rompere i cartelli di quercia scura, ragazzi, con quest'ascia. Dark Oak Sign. Perfetto, posso rompere questi qua, solo questi? Sì, esatto, quindi se troviamo un cartello di quercia scura lo posso rompere tranquillamente. Intanto continuiamo ad osservare tutto. Osserviamo con molta attenzione ogni buco, perché ragazzi, sta mappa secondo me nasconde un sacco di roba. Potrebbe anche attivarsi qualcosa con questi pulsanti, però noi abbiamo trovato questo indizio che ci dice di guardare questo quadro qua. Ora, questo quadro qua, che cosa potrebbe essere? Ci potrebbe essere qualcosa qui sotto? Abbassiamoci un po', lì sotto c'è qualcosa di strano? No. Attenzione, attenzione. Oh, lo sapevo tantissimo che dovevamo sfruttare
il meccanismo di appiattirci a terra come delle piccole pantegane felici. Allora, iniziamo a girare qua. Ti prego, dimmi che non è un labirinto perché mi perdo. Ok, signori, è un labirinto, va bene. Sicuramente qui dentro dovremmo riuscire a trovare la leva o il pulsante che ci permetterà di uscire da sta stanza. Sempre se non mi perdo e rimango qua per i secoli dei secoli. Porca miseria, io e i labirinti, raga, non andiamo d'accordo. Ormai lo sapete benissimo. Voi che mi seguite sapete perfettamente il mio senso dell'orientamento da opossum morto. Ma qua c'è una cesta. Oh, second floor key, signori. E qua c'è un'altra mappa. E qua c'è un'altra mappa. Vediamo un po' queste mappe cosa ci dicono. Un sacco di indizi, ragazzi. Qua abbiamo un sacco di indizi. Ok, ok. Continuiamo a cercare. Magari troviamo altre cose, non lo so. Esploriamo per bene tutto sto labirinto e cerchiamo di capire come funziona questa mappa. Molto carina comunque. È la prima volta che io gioco una roba del genere. Mi piace molto. Spero che vi piaccia anche a voi, ragazzi. Quindi se vi piace, mi raccomando, spolliciate tantissimo, così magari ne troviamo delle altre, o magari me le potreste anche consigliare voi nei commenti. Insomma, lo sapete, se si può fare, noi ovviamente lo facciamo. Intanto io qua sto continuando a girare, mi sono perso, mi sento tanto una cavia in laboratorio che deve raggiungere il pezzettino di formaggio alla fine del tunnel, ma in questo momento mi sento più stupido di un topino, porca zozza. Infatti non riesco a troncare, mi sono perso, ragazzi, cioè non c'è alternativa, sono perso tantissimo. 30 minuti dopo. Ok, raga, finalmente siamo usciti. Mio Dio, cioè, ci ho girato per un'eternità qua dentro. Una roba proprio brutta. Allora, abbiamo una indicazione e un'altra indicazione che ci dà questo tipo qua. Vediamo un po'. Non mi pare che si... attenzione, attenzione. No, non mi pare che si tratti di questa. Allora, è chiaramente questa la mappa. Sì, è proprio lui. Cosa mi sta dicendo? Che qua c'è un altro indizio. Controlliamo bene, vediamo. E infatti là sotto non è vero niente. Cosa mi vorrà dire questo indizio? Devo premere qualche pulsante qua così? Potrebbe essere? E infatti c'è... non è vero niente. Allora, forse questo era l'indizio per trovare la chiave qua. Mi sto rincoglionendo tantissimo. E qua invece che cos'era? Questo dove porta? Allora sarà questo. E guardate là sotto cosa c'è, infatti. C'è un'altra... c'è una D che... la D che cosa mi dice? Di andare a vedere pure quest'altro. E mo questo qual è? È questo. Ok, e questo mo che cosa ci avrà secondo voi, raga? Qua? Ma... no, non c'è niente. Qua non succede nulla, ragazzi. Ho preso un fiore. Ma potevo prendere pure gli altri fiori? Non penso. Sì, posso prendere i fiori, ma non credo che mi interessi molto prendere i fiori, lo rimetterò a posto suo. Raga, io penso che possiamo uscire, vediamo se funziona, mettiamo questa qua, clicchiamo e signori, abbiamo superato anche la seconda stanza di questa escape room, quindi continuiamo la nostra avventura in modo molto allegro e molto semplice. Ok, questa mi potrebbe sembrare molto preoccupante perché è abbastanza semplice come stanza, ma dovrei trovare questa roba qua. Allora, colori. Ok, qua funziona a schemi, ragazzi, e vediamo un po' di cercare di capire qualcosa. Allora, A, B, C. Ah, ho capito tutto. Ho capito tutto. Cioè, praticamente noi qua abbiamo delle mappe A, B, C e D. Come avete notato, in queste mappe ci sono dei cubi colorati, che siano i colori che io devo premere, cioè devo andare a vedere i fiori. Allora, colori A14. Oh mio Dio, 1 4 2 3 5 6, quindi 1 2 3 4 5 6. Devo premere i colori in quest'ordine particolare, raga, sarà un casino, aspettate. Allora, A1 e 4, andiamo a vedere la A che cos'è. Quindi si scende qua, la A era esattamente questo. Abbiamo questo colore qua che è blu e rosso. Quindi uno... mi serve un foglio... non ci sto credendo, mi serve un foglio di carta, ragazzi. Cioè, praticamente io devo scrivermi i colori, perché è una roba assurda. Ok, fogliettino di carta preso, signori. Che cosa vi ricorda il rumore di questa carta? Di quando facevamo le live e selezionavamo i nomi su Roblox, eccetera, eccetera. Ma non vi preoccupate, perché le live stanno per tornare, ragazzi. Quindi iniziate a scaldarvi, perché torneranno le live di Minecraft, di Roblox, di Clash Royale, Brawl Stars e chi più ne ha più ne metta. Comunque, iniziamo a vedere. Allora, questo è blu e questo è rosso. Andiamo a vedere che colori erano secondo questa mappa che sta qua su. Allora, 1 e 4. Ok, adesso la B è 2 e 3. Andiamo a vedere la B. Oddio, qua ho fatto un po' di casini perché ho spostato i fiori. Io spero di... oddio, qua è vero, ho spostato i fiori. Porca zozza. E qua potrebbe essere un casino. Allora, abbiamo 2 e 3, che dovrebbe essere giallo e blu. Di nuovo. Ok.
Poi abbiamo la C, che mi rappresenta la numero 5. Sì, ma C5 cosa? Cos'è 5? Aspetta, questo mi indica un pezzo. Non ci voglio credere che devo andare a vedere il colore del tipo nel quadro. Ok, è sempre blu, anche lui. Quindi il 5 è blu. Cioè, l'omino nel quadro è blu. Vedete, nella mappa è messo in nero. Quindi suppongo che io debba vedere questo colore qua. E va bene. Ok, bella questa meccanica. Se è così, raga, è molto figa. Mentre abbiamo la mappa numero D, che praticamente il colore è il 6. Andiamo a cercare questo posto qua, dovrebbe essere questo. Ok, e dovrebbe essere il 6, una specie di arancione. Allora, se tanto mi dà tanto, io dovrei fare... Allora, 1 è blu, 2 giallo, 3 blu, 4 rosso, 5 blu, 6 arancione. Premo questo poi. Codice non corretto. Devo metterlo secondo questo ordine qua, quindi 1, 4, allora 1, il 4 abbiamo detto che è rosso, poi abbiamo 2 e 3 che è giallo e blu, poi abbiamo 5 e 6 che sono esattamente blu e arancio, quindi blu e arancio, codice incorretto. Ah, dovevo resettare, riproviamo, oddio, sarà una roba drammatica, ragazzi. Allora, riproviamo, abbiamo resettato tutto, perfetto, fighissimo, sto meccanismo lo adoro, ve lo dico, sto meccanismo è troppo figo. Allora, riproviamo con questo, quindi abbiamo detto blu, rosso, poi abbiamo giallo e blu, e poi abbiamo blu e arancio. Il problema, esatto, è che io suppongo di aver invertito i colori di sti due fiori qua, porca zozza, quindi... Ho invertito il giallo con l'arancio? Potrebbe essere? Proviamo in questo modo, invertendo il giallo con l'arancio, perché porca miseria mi sono messa a raccogliere i fiori, capite? Non li dovevo raccogliere. Allora, quindi diciamo che dovrebbe essere. Allora, 1 è blu, 2 non è più giallo ma è arancio, poi il 3 è il blu, il 4 è il rosso, il 5 è il blu e stavolta il 6 non è più arancio ma è il giallo. Controlliamo, codice errato. Ok, ho fatto casini, devo rivedermi il video. Allora ragazzi, mi sono rivisto il video ed effettivamente no, i colori dei fiori li ho rimessi molto stranamente al posto loro, quindi qua c'era il giallo, qua c'era il blu, qua c'era l'arancio, è tutto perfettamente corretto. Quindi cosa sto sbagliando? Allora ricontrolliamo, la A è indubbiamente questa qui. Ok, quindi abbiamo questo è il blu e questo è il rosso, sicuramente. La B è sicuramente questa qui. Sento del fuoco. Ah sì, c'è del fuoco. Allora, la B è sicuramente questa qui, abbiamo detto è giallo ed è blu, sicuramente. Poi abbiamo la lettera C, che mi indica questo tipo qua. Questo tipo qua, ragazzi, è cioè, chiaramente è blu, cioè, non si scappa. E poi abbiamo l'indicazione numero D, che mi dà il sesto colore, che dovrebbe essere arancio. Controlliamo dove sta, è questo qua, cioè non si scappa nemmeno da qua, quindi abbiamo tutti i colori perfetti. Questo è il reset e questo è per accettare. Ora io devo capire in che cacchio diverso si mette a sto codice. 1, 4, 2, 3, 5, 6 potrebbe essere che devo seguire quello. Riresettiamo e riproviamoci, ragazzi, non so che cacchio dirvi. Allora 1 è blu, 4 abbiamo detto che è rosso, ok, perfetto. Poi 2 e 3, quindi giallo e blu, giallo, blu, magari facciamo più lentamente, che ne so. Il C è il 5 e che corrisponde sempre a un blu. E poi abbiamo D che è arancione. E mi dice codice incorretto. Perché mi dici codice incorretto, maledetto? Provo a rimetterli nell'ordine normale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proviamo, allora 1 è blu, aspettiamo che il pulsante si resetti. 2 è giallo, 3 blu, 4 è rosso, 5 è blu e 6 è arancio. E mi dice codice incorretto. Devi morire male, cioè te lo dico. Colori, li sto mettendo i colori. Dopo aver fatto 3000 tentativi, mi sono deciso di sbirciare un attimino online e mi sono accorto che purtroppo questo codice è sbagliato, cioè c'è un errore nel meccanismo che sta qua dietro, quindi ragazzoli non posso fare null'altro se non mettermi in game mode creative per forza e sfasciare sta porta a mano, ragazzi. Purtroppo è un errore della mappa che evidentemente non è mai stato corretto, ma vabbè, che ci vogliamo fare? Rimettiamoci in modalità avventura. Così, ok, questo lo posso buttare da qualche parte, non mi serve più. E niente, purtroppo c'era un errore nella mappa, raga. Il codice l'avevamo azzeccato sicuramente, cioè ho visto altri video su YouTube, tutti quanti hanno fatto la mia stessa deduzione.
Quindi o inserire i codici in quest'ordine oppure inserire nell'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma non funziona un cacchio, quindi che ci dobbiamo fare? Continuiamo la nostra escape room buggatissima. Andiamo, speriamo che sia l'unico bug, altrimenti qua ci divento scemo. Ok, siamo in un'altra stanza, perfetto, ma noi abbiamo l'ascia del potere che ci permette di rompere questi, quindi dovremmo andare abbastanza lisce. Infatti l'abbiamo aperta molto molto velocemente, non vedo cose interessanti in questa zona, no, quindi possiamo procedere tranquillamente. Qua abbiamo un'altra stanza tutta bella piena di ragnatele, controlliamo bene nei dintorni, controlliamo anche sti blocchi scuri, perché ragazzi, i blocchi scuri secondo me potrebbero nascondere qualcosa di molto creepy, di molto interessante. Non si vede più un cacchio, ok, tra un po' non vedo più un cacchio, è tutto buio. Aumentate la luminosità, fate qualcosa ragazzi, non si vede nulla. Ok, qua c'è la sola, sono sicuro che c'è la sola in uno di sti blocchi scuri, è l'unica spiegazione per cui la mappa sta diventando così buia e io mi sto bloccando nelle cacchio di ragnatele. Va bene, andiamo avanti, e diventa sempre più scura. Lì di fronte c'è qualcosa, sarei portato a correre verso l'uscita, ma secondo me c'è la sola ragazzi, quindi cerchiamo di guardarci bene bene intorno. No, dove cazzarola sto camminando? Oddio, quanto è inquietante sta cosa. Ok, ok, no, siamo usciti. Siamo usciti con molta calma, sì. Allora, oh, perfetto, c'è un quiz. Questo mi piace molto. Allora, spruce è 3, stone è 7, birch è 4, blackstone 8, warped è 1. Perfetto. Ok, tutto molto bello. Aspettate un attimo, cerco di capire che cacchio vuol dire sta roba. Allora, se io premo qua, non succede un cacchio, giustamente. Esattamente. Se premo sti pulsantini, non mi dà manco un messaggio, niente proprio. Allora, cerchiamo di capire. Premi cioè, premi cancelletto e percentuale. Va bene. Allora, cerchiamo di risolvere questo sistema di equazioni. Allora, è un semplicissimo sistema di equazione a tre incognite, quindi basterebbe risolverlo per sapere che cacchio dobbiamo premere. Proviamo a risolverlo velocemente. Ovviamente lo farò su un foglio di carta, ragazzi, perché altrimenti è un casino. Chiameremo la chiocciola X, il cancelletto lo chiameremo Y e il percento lo chiameremo Z, così tanto per rimanere in tema. Quindi x uguale a y per x, mentre qua abbiamo che y è uguale ad x più 7 e sotto abbiamo che z è uguale ad x più y. Fatto così non ci mettiamo un cacchio a risolverlo, facciamo subito. Quindi otteniamo subito che il cancelletto è uguale a 1 e già questo lo sappiamo. Se il cancelletto è uguale a 1 vuol dire che la chiocciola è uguale a meno 6, ovviamente. Mentre l'ultimo simbolo, che è il percentuale, che nella mia equazione è la z, dovrebbe essere uguale, in teoria dovrebbe venire meno 5, quindi dovrei premere questo coso 1 meno 5 4 volte. Cioè, cosa? Il problema è che non so questo che cacchio. Ah, ok. La spruce è 3, birch è 4, stone è 7, blackstone 8, warped 1. Quindi questo pulsante vale 3, questo pulsante vale 7, questo pulsante vale 4, questo vale 8 e questo vale 1. Ok. Ah raga, a me mi viene che praticamente, cioè scusatemi, la chiocciola c'ha valore meno 6, il percento ha valore meno 5 e il cancelletto ha valore 1. Questo è quello che esce fuori da sta equazione. Quindi lui mi dice di premere il cancelletto e il simbolo percentuale. Quindi io dovrei premere 1 e meno 5. Cacchio vuol dire 1 e meno 5? Cioè devo premere meno 4? Come faccio a premere meno 4? Forse 1 devo togliere il meno, quindi dovrei premere 15? Quindi devo fare la somma di sta roba per far uscire 15? Potrei premere 8 e 7 per far uscire 15? Quindi la blackstone e la stone, questo e questo, e poi premere qua? Succede un cacchio, ragazzi, non succede un cacchio. Come funziona? Cosa cazzarola devo premere? Allora, raga, io qua sto praticamente ragionando, ma l'equazione è così. Cioè, praticamente vi faccio vedere. Se io prendo questo simbolo che è la chiocciola e lo sposto di qua, ammesso e non concesso che questo simbolo sia una cacchio di moltiplicazione, come io spero che sia, praticamente mi viene un numero fratto se stesso, mi dà 1, quindi cancelletto deve essere per forza uguale a 1. Se cancelletto è uguale a 1 vuol dire che 1 deve essere uguale a sta chiocciola più 7. Cos'è il numero che mi dà 1 se faccio più 7?
è meno 6, quindi per forza la chiocciola deve essere meno 6, quindi il cancelletto è 1, la chiocciola è meno 6. Se la chiocciola è meno 6, basta fare meno 6 più 1 e mi esce meno 5. Questo è quello che mi esce matematicamente parlando. Mo, se questo puntino qua non è una moltiplicazione, ma non so che cacchio possa essere, io proprio non ho idea di come cacchio, cioè, voglio dire, non ha senso matematicamente parlando. Cioè, matematicamente parlando esce, ma non funziona. Cosa potrei provare a ipotizzare, secondo voi? Allora, cioè, devo pensare che c'è un errore in questa equazione? Anche perché questo, ma questo deve essere per forza una moltiplicazione, cioè cancelletto per chiocciola, quindi chiocciola fratto chiocciola mi dà il cancelletto, cioè 1 per forza, 1 è uguale a questo più 7, quindi questo è per forza meno 6 e di conseguenza questo è meno 5, cioè non si scappa su sta cosa, questo è meno 6, meno 6 più 1 mi dà meno 5, altrimenti come posso ragionare? Beh, in teoria ci sarebbe anche un'altra spiegazione volendo. Qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà 0. Quindi se io ipotizzassi che la chiocciola fosse 0, questo per 0 mi darebbe 0. Quindi il cancelletto sarebbe 7 e io un 7 qua ce l'ho, mentre il per cento sarebbe sempre 7 e io un 7 qua ce l'ho. Se fosse così dovrei premere 7, 7, quindi 7. Ed era così, ok, va bene, vabbè, non ci facciamo domande, va bene così. Ok, siamo riusciti in qualche modo ad arrivare in quest'altra stanza. Tutto molto bello, molto sciallo, fantastico. Ok, evidentemente le mie nozioni di matematica o sono arrugginite o non lo so, strano, ma comunque va bene. Siamo in quest'altra stanza, ragazzi. Ovviamente questa porta è chiusa e qua dobbiamo trovare un modo per aprire. Iniziamo a sbircettare da tutte le parti. Qua sotto sicuramente c'è qualcosa di molto nascosto. Dove non c'è... Oh, eccolo qua. E cosa c'è? Un pulsantino. Ok, un pulsantino che suppongo vada messo vicino alla porta. Potrebbe... No, non posso mettere il pulsantino vicino alla porta, attenzione. Il che... Ok, questa è una pedana, va bene. Forse in questo quadro c'è una spiegazione, nemmeno. Controlliamo bene tutte le parti. Forse qui sotto c'è qualcosa di utile, vediamo. Non riesco a cliccarci, non c'è nulla di utile. E c'era qualcosa nel quadro, vedi, lo sapevo io. Questa che cos'è? Una porta che si apre. Ok, cosa mi dice la mappa? Intanto leviamoci questi che secondo me non ci serviranno mai più nell'universo. Allora, water level, cioè il livello dell'acqua deve essere così. Quindi questo deve essere pieno, questo deve essere praticamente come una tacchetta e questo deve essere una via di mezzo. Come faccio? Questa è una bella domanda. Come faccio a riempire sta roba con l'acqua? E io che cacchio ne so? Ci sarà un modo per riempire sta cosa con l'acqua? C'ho dell'acqua? Io non ho dell'acqua. Il pulsantino non posso metterlo da... Oh, attenzione. Che succede se faccio così? Ok, però mi servirebbe un secchio a sto punto. Cioè, io non ho un secchio. Come porto l'acqua di qua? Allora, ho riempito d'acqua questi due cosi. Se faccio così si svuotano? Non gliene frega un cacchio a nessuno. Ok, prova a ripremere. Succederà qualcosa di brutto? Succede un cacchio. Allora, questi sono sicuramente pieni d'acqua. Con questo io non posso rompere nulla. Forse qua c'è qualcosa di segreto, nascosto. Non c'è niente manco di qua. Cerchiamo di osservare benissimo questa zona. Allora, è tutto molto semplice, in teoria. Devo avere questa combinazione qua. Come la ottengo questa combinazione qua? Io che cacchio ne so. Ok, sto premendo tantissimo. Raga, ma cioè, il pulsante una volta messo non si può più togliere. Quindi questo l'ho perso. Sta qua per sempre. È rimasto lì per sempre. Qua non c'è altro che io possa fare. Non ho modo per prendere l'acqua e portarla qua. Qua non posso interagire con niente. Non posso fare assolutamente nulla. Non posso cliccare. Non posso fare nulla. Se avessi un secchio. Un secchio. Dove cacchio lo trovo io un secchio? Qua non posso uscire. Mi servirebbe un secchio. Attenzione, scemo. Ecco qua. C'ho l'ampolla. Io posso fare così. Ok. Attenzione che ho trovato tutto. Allora, controlliamo. Questo deve essere proprio uno schifo. Così. Perfetto. Poi, questo qui da questo lato. Lato deve essere quasi pieno, quindi uno, forse ce ne vanno due. Vediamo, sì, ce ne andranno sicuramente due. Ok, raga, abbiamo risolto tutto. Due qua, mentre il terzo deve essere completamente pieno. Quindi prendiamo questo, andiamo di qua e uno e due. No,
non avevo notato che c'era l'ampolla nell'alambicco, porca zozza. Mi stavo scervellando per cercare un secchio, che poi non mi sarebbe servito il secchio per questa roba. E signori, attenzione, c'è un pulsante che sicuramente noi dobbiamo premere. Abbiamo premuto il pulsante. Che cacchio è successo? Signori, abbiamo vinto. Abbiamo già vinto? Cioè, è finita? Bellissima mappa, ragazzi. A parte qualche bug iniziale, però... dai, è stata molto bella, mi sono divertito tantissimo. Queste mappe mi stanno molto triggerando. Non ho capito la questione dell'equazione. Poi magari nei commenti scrivetemi voi che siete più freschi, che state al liceo, state a fare scuole. Così che io purtroppo ormai con l'informatica sì, ma con la matematica bene o male qualcosa me la sarò pure scordata. Quindi ragazzi, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate, condividete questo video del canale su tutti i vostri social, in modo che tutti i vostri amici possano venire a conoscenza del mio canale, dei video che facciamo, si possano unire pure loro la nostra community, fare un sacco di roba. Vi ricordo come sempre, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. E io per questo video mi fermerei qua e come sempre vi do appuntamento sul canale per un prossimo episodio. Ciao ragazzi!